È stato presentato lo studio di fattibilità per realizzare il sistema complesso di applicazioni come l'illuminazione, la videosicurezza, il wifi libero, la mobilità elettronica. Stamane, nella sala giunta di Palazzo San Giacomo, la Matching Energize Foundation, la fondazione che riunisce nel suo comitato scientifico il CNR, l'Università degli Studi Federico II di Napoli e il Politecnico di Milano, ha presentato all'amministrazione comunale un'offerta per la stesura a titolo gratuito di uno studio di fattibilità finalizzato alla realizzazione di un sistema complesso di applicazioni in una zona della città congrua a rappresentare un modello replicabile e assistito delle smart solution. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato il vice sindaco di Napoli, Tommaso Sodano. Sì, diciamo che oggi con questo protocollo c'è una possibilità per la città di Napoli di usufruire di un progetto donato da una fondazione che ci consente di gettare le basi per costruire un quartiere intelligente, un quartiere dove si può far fruire ai cittadini dal wifi libero a un sistema di illuminazione a basso consumo di energia e a una mobilità elettrica, una mobilità sostenibile. E diciamo che questo è il futuro, considerato che dal 2014-2020 gran parte delle risorse europee andranno a finanziare soprattutto sostenibilità ambientale e innovazione tecnologica. Questo diciamo, è un passaggio per noi importante che fa un ulteriore passo avanti rispetto alle idee, alla progettazione che abbiamo già messo in campo sulle smart city, sulle città intelligenti. Qui c'è un passaggio ulteriore appunto perché lo studio di fattibilità ci consente di essere pronti al momento in cui ci saranno le possibilità di accedere ai finanziamenti europei. Perfetto, grazie.